cane corso è un cane da guardia, da difesa, un conduttore di bestiame, una guardia del corpo dei carrettieri, dei macellai, delle guardie campestri, dei caprai, dei pastori. Antichissimo molosso italiano, è con ogni probabilità l'erede del molosso romano, un cane potente, forte e combattivo, dotato di grande coraggio. Preziosi ausiliari dei legionari romani nelle loro campagne, i molossi ne proteggevano gli accampamenti durante la notte e di giorno combattevano addirittura al loro fianco. E nei momenti in cui non erano impegnati in guerra, era nella caccia che potevano dar prova della loro qualità. Il nome corso, secondo alcuni, trarrebbe origine proprio dal latino cors, che significa protettore, guardia. Interessante l'ipotesi che vede la radice di corso nella parola greca cortos, che indica il cortile, il recinto, e da cui deriva cors, che indicherebbe quindi il cane posto a guardia del cortile. Una teoria che ci riconduce alla Magna Grecia e all'origine orientale del molosso. Secondo altri, invece, il termine corso deriverebbe dal celtico provenzale con il significato di forte, robusto, potente. Un'ipotesi accreditata dal fatto che ancora oggi lo troviamo in alcune parole come corsiero, cavallo da battaglia usato nel Medioevo, nell'inglese corse, grezzo, rozzo e principalmente in alcuni dialetti dell'Italia centro-meridionale in cui corso significa robusto, virile, fiero. Qualche volta, per indicare le capacità dell'uomo e l'aspetto dell'uomo, ci si riferisce così semplicemente al cane corse, parlando di quella determinata persona, se se ne vuole decantare gli attributi, i buoni attributi della persona, si dice «Ien un corso». Il cane corso era molto diffuso fino a pochi decenni fa nel meridione d'Italia ed in particolare in Puglia, soprattutto nelle province di Foggia e Bari, in Lucania, in Molise, in alcune zone della Campania e in Sicilia. Durante il giorno il corso vegliava sull'intera masseria, trattenuto da un robusto collare. Il cane poteva muoversi e raggiungere agevolmente gli spazi da controllare grazie a una lunga catena che scorreva lungo un cavo metallico. La catena aveva una duplice funzione. Da una parte proteggeva i frequentatori della masseria, dall'altro, quando la sorveglianza era affidata a diversi cani corsi, serviva a delimitare le zone di guardia. Di notte invece il cane corso veniva lasciato libero perché potesse muoversi senza impedimenti e intervenire contro i ladri di bestiame o contro animali nocivi come orsi, lupi, volpi.
Cane Corso e Volpini, chiassosi e sempre allerta, costituivano un'accoppiata vincente per una sicura difesa della proprietà. Il corso era un valido aiutante per il pastore. Per il porcaro, oltre a tenere a bada i ladri di bestiame, attaccava e scacciava orsi e lupi, scovava il maiale fuggito, lo bloccava per l'orecchio e il grugno e lo tratteneva fino all'arrivo dell'uomo. Affrontava e rendeva più mite il verro quando si faceva troppo minaccioso. In genere i porcari, che spesso allevavano maiali rustici allo stato brado, preferivano cani corsi dal manto nero, che oltre a contrastare con il colore chiaro dei maiali, consentivano loro di distinguersi dai porcari che lavoravano con cani di mantello bianco, i pastori abruzzesi. Il cane corso era anche utilizzato per tenere a bada i branchi di cavalli, come il murgese, che si allevavano allo stato brado. Fino all'avvento dei moderni mezzi di trasporto, cane corso e cavallo vivevano a stretto contatto durante gli spostamenti delle carrozze e dei carri per le derrate. E mi è rimasto molto impresso di 6-7 anni quando mio padre trasportava con il carretto che trasportava pesci ai diversi paesi d'intorno a Manfredonia e si accompagnavano sempre con due cani, un maschio e una femmina dietro al carretto che si andavano nelle stalle, diciamo tipo taverne, a risiedere la notte o quando arrivavano la mattina ben presto. Si lasciavano i cani vicino al carretto e non c'era nessun problema che qualcuno si avvicinasse a prendere pesci o cose varie che ci stavano, attrezzi vari intorno al carretto. Il che poi dopo 4-5 ore che avevo fatto la vendita di questi pesci sul mercato dei paesi che lui frequentava, rientravo poi al paese, i cani sempre dietro al carretto che seguivano, facevano dai 50 ai 60 km al giorno. Nelle greggi, mentre il mastino abruzzese o il cane da pastore abruzzese seguiva vigile gli spostamenti delle pecore, il cane corso, più incline a seguire l'uomo, non si allontanava mai dal pastore, pronto a intervenire in caso di pericolo. Il corso rivelava tutta la sua utilità nel periodo della transumanza, in cui talvolta doveva intervenire contro gli orsi che, specie nelle zone del Gran Sasso, attaccavano i greggi. Il loro compito non si esauriva nel periodo del trasferimento, ma proseguiva anche nella grande pianura, con la sorveglianza a stazzi e recinti. I corsi seguivano e controllavano le mandrie di bovini che nel mezzogiorno, in vaste zone dell'Abruzzo, del Molise, della Puglia, della Lucania, della Calabria e della Campania, pascolavano allo stato brado. I corsi riducevano notevolmente il lavoro dell'uomo. Riportavano nel branco i soggetti che si allontanavano troppo, scacciavano i ladri, dominavano le furie del toro prendendolo per l'orecchio o il musello. Compiti che alcuni soggetti svolgono ancora oggi, come Compagno, di proprietà dei fratelli Bocci, impiegato come bovaro a San Paolo di Civitate. Come Rocky, un maschio di 8 anni che fin da cucciolo raduna le mucche, un prezioso collaboratore di Umberto Leone.
Van Damme, anche se cucciolo di appena 6 mesi, ha già imparato i suoi compiti, proprio guardando Rocky. Van Damme aiuta Umberto all'ora della mungitura, controllando il passaggio delle vacche che, a una, raggiungono la zona della mungitrice automatica e nello stesso tempo tiene raccolte le altre nella stalla. Oggi come allora, nella civiltà contadina, dove tutto è funzionalità, i cuccioli devono imparare il più in fretta possibile a guadagnarsi quel siero e quel pane di crusca che costituisce il principale alimento. Oggi il cane corso viene nutrito diversamente, in modo più abbondante, con maggiore regolarità e con altri tipi di alimenti. Il cane corso, il cucciolo specialmente, l'alimentazione, noi ci basiamo specialmente sull'alimentazione tradizionale, cioè non cioè dando ai cuccioli solo mangime, ma ancora cioè carne, riso, cereali, con un complesso vitaminico integrato giornalmente, un paio di torri d'uovo alla settimana, generalmente è un cane che assimila benissimo, cioè non ha nessun problema di grosse interazioni, un cane che assimila tutto bene, e cioè non usiamo esplicitamente solo mangime, ma viene usato mangiare tradizionale, generalmente cereali, carne, riso, integrato con un po' di vitamine e basta. Abbiamo 3 pasti fino ai 4-5 mesi, dopodiché si passa ai 2 pasti al giorno e un pasto al giorno sicuramente dopo i 10-11 mesi di età del cane. Da cuccioli generalmente va fatto un trattamento di calcio in base, su essendo un cane un po' pesante, calcio limitato e un po' di complesso vitaminico, non è che abbia bisogno di grosse cure di calcio, ecco. Sicuramente un cane che muovendosi regolarmente, un cane che assimila benissimo il calcio che gli dai, ecco, anche una buona alimentazione è già sufficiente. Polivalente e funzionale, il cane corso era impiegato anche nella caccia. Per le sue caratteristiche morfologiche e per la sua intelligenza, era utilizzato da proprietari terrieri, nobili ed esperti cacciatori nelle battute al cinghiale. Lavorava in muta. Gli scontri con il selvatico erano molto cruenti. Proprio da questo tipo di impiego deriva l'abitudine di tagliare al corso orecchie e coda. In questo modo l'avversario, cinghiale o altro grosso animale che fosse, aveva meno appigli. La coda veniva recisa a 1 settimana di vita, le orecchie a 2-3 mesi. Corso era anche un prezioso ausiliario nella caccia al tasso, apprezzato per la pelliccia, per il grasso da cui venivano ricavati unguenti, secondo la credenza popolare quasi miracolosi, e per le carni. Per il tasso si facevano usare una pelle e poi lui andava a cercarlo e quando lo trovava lo uccideva. Allo scopo erano prediletti i cani dal mantello fulvo, il più chiaro possibile, in modo da distaccarsi di molto dal colore della pelliccia del tasso. Infatti, nel caso il cane non fosse riuscito a finire la preda, avrebbe provveduto a farlo il cacciatore stesso, con un bastone, senza ferire il cane.
profondi mutamenti socio-economici e culturali che interessano il Mezzogiorno nel secondo dopoguerra e soprattutto il progressivo abbandono delle campagne e della pastorizia provocarono di conseguenza una notevole riduzione dei corsi. Un problema aggravato anche dal frequente meticciamento. Dopo aver capito che la razza non si era del tutto persa, man mano che io continuavo a lavorare, girando per masserie, ho cominciato un po' a fotografare, a censire, a memorizzare per poter capire i vari ceppi, le varie famiglie, quanti ne avevano in mano sia una famiglia sia l'altra. Poi una volta che sono riuscito a capire i posti dove stavano questi cani, pian piano pensavo, ma chissà se un giorno sarà possibile recuperare questa razza. Ma dico io, sarà una cosa impossibile, perché senz'altro non ci sarà nessuno che sarà disposto a farlo. Bisognava trovare le persone adatte, le persone giuste che potessero fare una cosa del genere. Nel 1979 Stefano Gandolfi, presidente della società amatori Cane Corso, e i fratelli Malavasi, titolari a Mantova di un allevamento di pastori tedeschi, contattarono Paolo Breber e Giovanni Bonatti, da alcuni anni sulle tracce del cane corso, e decisero di utilizzare parte dell'allevamento dei Malavasi per il programma di recupero. I primi cani ospitati a Mantova a tale scopo furono Tipsy, Brina e Dauno. Si procedette all'accoppiamento in consanguineità, al fine di fissare in modo più stabile le caratteristiche dei tre soggetti. Dei 18 cuccioli nati dai due accoppiamenti tra Tipsy e Dauno, ben 7 vennero utilizzati per la riproduzione e possono essere considerati i capostipiti: Alche, Aliot, Alzec, Bulan, Bezzeriglio, Babac e Basir. Nonostante la discreta omogeneità dei soggetti, si presentò una difficoltà: stabilire su quale cane lavorare, individuando la tipologia di testa più tipica del cane corso verace. Cosa non facile, perché il concetto moderno di razza era, e nelle campagne lo è ancora oggi, ai più quasi totalmente sconosciuto. Infatti esistevano diverse tipologie di cane, perché esistevano differenti funzioni a cui erano destinate. Tutto corse! Il pelo del cane era raso. No, è una corte. Il muso era corto, ma non troppo corto, come quelli che hanno il labbro che pende. Quelli non piacciono nemmeno a me. Ah, quindi non piace nemmeno a me, perché... Si decise per recuperare il cane corso di coniugare la selezione dei soggetti in allevamento presso Malavasi con l'immaginario, cioè con come l'essenza più profonda della razza fosse percepita dalla maggioranza delle popolazioni di Puglia, Molise, Lucania e Sannio, che avevano visto o sentito testimonianze sulla razza nel suo periodo di maggior diffusione. Il cane andava tutti i giorni a prendere mio figlio quando era piccolo. Andava a prenderlo e lo riportava a casa. Poi si è fatto vecchio. Adesso mio figlio ha 40 anni. Andava a prenderlo e lo riportava. Era un cane intelligente. Uscimmo dalla porta, alzammo le vele e siamo andati per la mattinata. Poi siamo andati giù, abbiamo collato l'ancora per caricare la breccia. E allora, mentre che era la breccia, l'onda del mare, mi sono andato a mare. Nerone, visto che non mi ha visto più, si è buttato dietro di me. Io avevo perso l'equilibrio, 10-11 anni, mi ha preso, sono trovato a riva. Arriva mezza, come dire, svenuta. Nel 1981 entrarono in contatto con il gruppo di appassionati mantovani due grandi cinofili, Gian Antonio Sereni
e Fernando Casolino, che originario di Rio Nero di Volturne in Lucania, ricordando bene i corsi, avendoli visti in giovinezza, confermò la tipicità di Dau. Si continuò così con gli accoppiamenti in stretta consanguinità con i figli di Dauno e Tipsi. Il 18 ottobre 1983, per la prima volta, un gruppo di appassionati si radunò con i propri cani. I 12 soggetti adulti presenti erano discretamente omogenei. Quel giorno fu decisa la costituzione di un'associazione, la Società Amatori Cane Corso, con lo scopo di migliorare, incrementare, valorizzare la razza. Tra l'86 e l'87, dopo numerosi viaggi in meridione, furono individuati almeno una ventina di nuovi soggetti, dei quali ben 11, di linee di sangue diverse, vennero utilizzati nella riproduzione. Grazie alle ricerche di Vito Indiveri ci si accorse che al sud esistevano ancora un buon numero di esemplari. Quelle condotte da Giovanni Tumminelli hanno permesso di individuare un discreto numero di correnti di sangue in Sicilia e di conoscere tradizioni e impieghi del cane corso peculiari dell'isola. La SAC decise allora di accoppiare i cani pugliesi con quelli selezionati al nord, in forte consanguinità, al fine di creare delle linee di sangue che, pur avendo in comune un medesimo ceppo dai caratteri fortemente stabilizzati, avessero almeno un ascendente diverso, e con i soggetti migliori nati proseguire nella selezione.